Abbiamo tagliato tutti i rami secchi dall'azienda. Ottimo lavoro, Canfora. Ma viene un tempo in cui... Mi state licenziando? Lei sta partendo col piede sbagliato. No. Io non sto partendo col piede sbagliato. Io sto partendo con una capata. C'è molta attesa per l'uscita dell'ultimo film Si accettano miracoli, in uscita nelle sale italiane il prossimo 1 gennaio. Una commedia ambientata in due paesini confinanti, uno in collina, l'altro in riva al mare, dove la vita scorre lenta, forse anche troppo, con i suoi personaggi, usi e costumi un po' retrò, ma con una forte devozione verso i santi a cui vengono continuamente invocate grazie. Una commedia brillante di un bravo regista, nonché volto noto della commedia italiana napoletana, Siani, che anche per questa sua seconda regia ha scelto ancora una volta Umberto Scipione quale compositore della colonna sonora. Eh beh, lavorare con Siani è un privilegio, perché è un artista attento, sensibile, per cui è uno che partecipa alla realizzazione di ogni fase del film. Quindi compreso la musica. Tra l'altro io ripeto la parola privilegio, ma mi sta a cuore di essere suo amico oltre che essere un suo collaboratore, per cui lavorare con lui è una continua creatività, è uno stimolo continuo, è una persona che non si accontenta mai, che ti dà tanti input, e per un compositore avere una strada tracciata, sapere quello che vuole il regista, è diciamo una grande facilitazione per quanto riguarda poi il proprio lavoro. Questo film io lo trovo delizioso, trovo che sia una delle più belle commedie che io abbia realizzato, anche a livello musicale, lo dico con grande serenità e senza autocelebrarmi, ma trovo che sia uno dei miei lavori più importanti, perché è un film grandioso, ha una grande scenografia, una fotografia di Paolo Carnera, tantissime comparse, quindi è un film importante. Poi un Fabio De Luigi straripante che a fianco di Siani, secondo me, si amplifica a livello proprio di piacevolezza come attore, di bravura. Poi Serena Utieri, poi Anna Caterina Morari, insomma è un cast meraviglioso, e anche tutte diciamo le parti, chiamiamole comprimarie, cioè tutti gli attori anche diciamo di minore importanza, sono tutti eccellenti attori che fanno parte dello scenario del teatro napoletano, e ci sono delle bellissime realtà. Io trovo che è un film che piacerà tantissimo al pubblico, perché è un film poetico, ti fa sognare, ti fa ridere sempre e non è mai 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 volgare. Vuole raccontare anche a chi ci sta vedendo come nasce la composizione di una colonna sonora, quali sono gli input che lei ha colto, magari anche suggerimenti da parte dello stesso regista, qual è il momento anche più difficile da cui si parte per avviare tutto il lavoro? Io solitamente inizio a scrivere musica dal copione. Quando arrivano le immagini, quando arriva il film, di solito è un po' tardi. I tempi diventano stretti e non si riesce poi a fare un lavoro profondo di ricerca, di meditazione, di riflessione. Per cui dal copione inizio a riflettere, a immaginare quello che potrà essere il film, quello che potrà essere la realizzazione a livello di immagini, e inizio a scrivere le prime idee musicali, i temi che poi ovviamente condivido con il regista, in questo caso con Siani. E questo mi facilita il lavoro che poi ne seguirà. In questo caso è stato un lavoro lunghissimo, io ho lavorato a questo film circa 8 mesi, perché è un film, ripeto, molto ricco, quindi ci sono più o meno 50 minuti di musica mia sul film, e tutto questo ovviamente prevede un grande impegno a livello anche creativo, a livello di fantasia, a livello proprio di unione della parte musicale con quella che è l'immagine. Umberto Scipione, senza ombra di smentita, la tradizione musicale della composizione di colonne sonore nel cinema italiano è sempre stata tra le più apprezzate in tutto il mondo. Lei è sicuramente annoverato insieme a altri suoi grandi colleghi. Facciamo dei nomi: Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Umberto Scipione, anche lei è un nome che gira moltissimo anche nel mondo patinato del cinema, anche internazionale.
In questi anni in cui c'è anche una forte crisi dei tagli da parte del governo e delle istituzioni a sostenere quello che è la produzione cinematografica italiana, probabilmente viene fuori anche quell'orgoglio ulteriore, quello scatto in più. Questa è la prima domanda. E poi la seconda domanda: ha mai pensato, quando ha iniziato la sua carriera, ricordiamo giovanissima, di studente, poi docente dopo il conservatorio, di diventare anche un compositore di film? Essere accostato a nomi come Morricone, Rota, mi fa tremare le gambe, ma devo dire che l'accostamento mi fa anche piacere per un motivo principale, che è il seguente: che io sono un grande estimatore di Nino Rota, per me forse è il grande maestro, senza nulla togliere a Morricone, che è un esempio, io adoro la musica di Morricone, ma Rota per me, per l'Italia, per la musica italiana, è quello che ha rappresentato un mio riferimento, proprio un esempio da seguire. Spesso, diciamo, mi sono ispirato non tanto forse alla sua scrittura, ma alle sue modalità, perché l'ho studiato proprio anche per quanto riguarda la sua conduzione professionale, la sua vita. Ho la fortuna di lavorare a dei film che hanno delle produzioni importanti alle spalle, per cui anche se effettivamente i budget risentono di alcune, diciamo, limitazioni, comunque non risentono di quelle che sono magari le crisi profonde che si avvertono in altre produzioni. Quindi in questo mi ritengo un po' privilegiato, avendo lavorato, diciamo, a film che hanno avuto enormi successi negli ultimi anni, come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, l'ultimo film di Verdone, che trovo un lavoro delizioso. Però effettivamente sento che c'è tanto da recriminare per quanto riguarda l'attenzione che viene rivolta alla cultura e al cinema in questo caso, perché c'è tanto talento in Italia, perché ci sono tante diciamo professionalità che spesso rimangono inespresse. Per quanto riguarda, mi ricordo la coda della domanda, il mio sogno di scrivere musica da film, il mio desiderio, confermo che era il mio obiettivo. Io ho iniziato a insegnare i primi anni qui alle scuole di Gaeta, appena diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, e i miei due obiettivi erano insegnare in conservatorio a Santa Cecilia, e questo è un sogno che ho realizzato da diversi anni, e scrivere musica da film. La musica, diciamo, da commento la scrivo da tantissimi anni per la televisione, documentari, spot pubblicitari, ma il cinema è il sogno di chi ha questa ambizione di legare la musica all'immagine. Devo dire che anche questo oggi è un sogno realizzato, ma non smetto di sognare. Il dottor Mitrano, il premio Vivi Gaeta 2014 quale personaggio dell'anno al maestro Umberto Scipione. Quest'estate c'è stato un grande abbraccio, gli affetti, delle amicizie, le persone più care qui a Gaeta, nella sua Gaeta, è tornato in una serata davvero incantevole, e così come la città di Formia, che si fregia del nome Umberto Scipione, suo nonno, in quale complesso bandistico. Quindi per certi versi questa è una terra in cui lei magari può trovare anche ispirazione e un po' di tranquillità che le permette di poi ritornare a Roma e lavorare con quello scatto in più, no? Assolutamente sì, sì. Qui trovo la serenità, trovo le radici, trovo i profumi dell'infanzia, gli amici che mi danno tanta serenità, tanto affetto. E quindi è il posto per me ideale per stare bene, anche per scrivere musica. Anche a casa qui a Gaeta ho organizzato uno studio dove lavoro, dove scrivo quando mi trovo qui, dove quando sono specialmente nella parte compositiva di un film forse riesco a tirare fuori le cose più belle della mia produzione. Quanto riguarda la banda di Formia, era
che porta il nome di mio nonno, che posso dire, ne vado orgoglioso del fatto che porta anche il mio nome. Formia gli ha dedicato una piazzetta e una via, c'è cioè questa cosa che ogni tanto dico sì, ma quella è dedicata a me. Umberto Scipione, come prassi, anche un po' di scaramanzia ci vuole, non fa assolutamente male. La presentazione di quest'ultimo film con Siani si svolgerà anche qui a Gaeta, lei sarà presente. Questo è un must, da Benvenuti al Sud in poi, con Rita Simeone abbiamo questo accordo che ogni uscita di un mio film viene presentata al Teatro Ariston la prima domenica dopo l'uscita, quindi in questo caso dovrebbe essere il 4 di gennaio, il 4 pomeriggio. Diciamo che mi aspetto Scaramanti, ma tanto per giocare, poi in realtà è un'occasione per incontrare tutti gli affetti, incontrare le persone carine che mi vogliono bene, a cui voglio bene. Tra l'altro io quando posso nei miei film coinvolgo le persone di Gaeta, ho il mio assistente che è Damiano Silva, che è l'assistente fedele che ormai da 4 film mi accompagna, ma qui in questa occasione ho anche coinvolto Maurizio Meschino, che è il figlio del mio caro amico fraterno Bruno, che ha suonato un brano con la chitarra classica. E poi ho anche coinvolto un altro caro amico che è Mimmo Santi, che con le sue percussioni, tra l'altro lui costruisce delle percussioni molto originali, particolari, questo mi ha stimolato la fantasia e ho tirato dentro pure lui. Chissà chi altro in futuro riusciremo a portare.